Siamo qui al telegiornale di Bar Amici TV, raccontiamo appunto il fine del girone di andata del torneo di calcio a 7, dove Bar Amici è saldamente al comando con abbiamo un'ultima ora, è arrivata proprio ora quest'ultima ansia e leggila tu perché io mi sento molto scosso. Se è confermata una notizia che ha del clamoroso. Clamoroso. Due giocatori non che tra l'altro sono due giocatori che sono stati comprati recentemente dal Bar Amici. Fra l'altro il Bar Amici aveva notevoli aspettative. Questi due giocatori stavano facendo male. Gran brutta notizia. Stavano facendo male e sembra che ci sia stata una trattativa nascosta, a nostra insaputa. Insaputa di tutto il quadro federale e dirigenziale, e sono stati ripresi di nascosto. D'altronde, visti i soggetti, si sapeva. Sì, col senno di poi si poteva aspettare questa cosa qui. Però fa male credere, soprattutto venire a sapere da questa notizia che una telecamera nascosta li ha ripresi in trattativa nascosta. Ma io, non se confermata, ripeto, non rimango male per i due soggetti baciocchi, che posso fare questo punto, fare nomi perché nomi. Si vedranno nel video, c'è il video che parla. Tani e baciocchi. Ma sai, sono coinvolti, io non mi sorprendo di loro. Baciocchi me lo immaginavo. Quanto è stato in nazionale? 50 presenze, qualcosa da, cioè secondo nella storia, tutto, qualcosa tutta da la storia del calcio sammarinese, per stare in nazionale qualcosa da, adesso mi viene da ridere. Sì, però non l'ho pensato solo dire, io posso dire, ho traviato no, l'abbiamo pensato in due. Sì, onestamente l'abbiamo pensato in dieci, però Tani l'ha traviato Baciocchi. Tani, sì, di sicuro. Quello che leggendo dalla notizia, parlare, ma poi non voglio anticipare molto i telespettatori, sono notizie brutte, scusate. Quello che mi sorprende il mister Filippini, sì, che è coinvolto. Sì. Lì non me l'aspettavo. Se confermato, adesso anche per noi è una sorpresa, vedremo amici telespettatori. Se mia video. Moglie mi tradiva mi faceva meno male, una pugnalata nella schiena era peggio. Infatti. Ma da lui infatti. No. Comunque adesso amici vi abbiamo messo un po' di curiosità, anche noi siamo curiosi di vedere questo filmato, ripeto, sì, telecamera nascosta, una trattativa dove era fatta per i due giocatori al trasferimento al Tank, che è una squadra rivale, fra l'altro prima in classifica, pari merito con il Bar Amici. Sì, sì. Ma a questo punto lascerei andare avanti la trattativa, sì, visti i soggetti. Sì, 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 certo. Gli darei certo una mano anch'io. Comunque commenteremo poi questa sera la trasmissione. Sì, approfondiamo anche la notizia perché non sappiamo ancora se sia vera o no. Vediamoci questo video. No. Facciamo regia a partire il video. Andrea, ti prego, guarda, ci sono questi soldi, sono solo per te e quell'altro imbecille di Sansone, dai, per favore, prendeteli, sono tutti i miei piccoli risparmi che ho per voi, ho messo via questi soldi solo per voi, non potete, soldi. Guarda, adesso sentiamo anche quando arriva, ma non... Ui, siamo abbastanza bene, stiamo parlando un po' di tema. Sì. No, non puoi lasciarci Simone. Noi te siamo... lui, siete le colonne portanti, cioè, siete. Non è da nessuna parte. A noi il Tank ha fatto una bella offerta, noi stiamo bene con loro, il Tank era il Tank. Guarda, io adesso devo andare in bagno, io l'ho contato. Ho svaligiato il salvadanaio di mia figlia. Tu, metà è mia. Ho svaligiato il salvadanaio di mia figlia, per io, favore. Per me no, per me no. Vi prego, dai, non... è solo per me, per uno. No, no, sono tutti e due, dai, avete pazienza. Tutte e due, vi prego, tutte e due. Facciamo, è ancora poco così, no, adesso per me no, mi non lo so. Morto, mi volete morto, se lo dico a Ugolini, mi mena, cioè, sa che vi ho offerto dei soldi, mi mena. È dura, pensiamo un attimo, adesso sento con uno, ma il Tank, è una bella squadra, sono affiatati, sono simpatici, noi abbiamo dei limiti grossi. È sempre anche stato bravo con le parole. Solo con quelle. Bisognerebbe sentire. Sì, per completezza proprio di informazioni, i nostri Filippini, telespettatori, sì, potremmo anche telefonare un attimo che la regia. Sì, abbiamo il mister Filippini, abbiamo in diretta il mister Filippini al telefono, sentiamo ora anche la sua illustrissima opinione. Grazie mille di aver chiamato e grazie mille per questa telefonata. Questo mi dà modo di fermare tutte quante le illazioni, le congetture sbagliate che stanno montando su questo caso. Effettivamente ho visto anch'io il filmato che avete mandato in onda,
Non nego che mi sono incontrato sia con Tani che con Baciocchi. Pensavo che la loro richiesta di passare al Tank, a questa squadretta di Riccione, fosse un desiderio natalizio dell'ultimo momento. Pensate che sia Raiola che Pastorello mi avevano offerto dei giocatori nettamente migliori, ma io penso che Tani e Baciocchi siano una colonna portante della nostra squadra. Ho offerto loro una modestissima somma, 500-600 euro, per rimanere col Baramici, e credo che loro siano persone equilibrate e di buon senso. Ben rientrati in studio, abbiamo sentito l'intervista al signor Filippini. Qualche domanda mi è nata, cioè, sì? Se uno come Simone prende 600 euro, sì. voglio dire, sperare 1.200. Esatto, voglio dire, non mi sembra un po' anche questa, non ci credo, mi dispiace, ma... Sì, diciamo che adesso le immagini sì, ci sono, Natale, il pacchettino, 600, esatto, non mi sembra giusto neanche rispetto ai compagni. Continuo a ripetere, due giocatori così, pagarli quelle cifre lì, penso che sono soldi buttati al vento. Se questo fosse confermato. Vedremo. Chiudiamo. Salutiamo, facciamo gli auguri. Auguri a tutti, al Baramici, e buon 2011. Tanti auguri. Da Andrea. E Armando. Cazzo, senti... When you find yourself in some far-off place, and it causes you to rethink some things, you start to sense that slowly you're becoming someone else. And then you find yourself, when you make new friends in a brand new town, and you start to think about settling down, the things that would have been lost on you are now clear as a bell, and you find yourself, yeah, that's when you find yourself. Well, you go through life so sure of where you're heading, and you wind up lost, and it's the best thing that could have happened, 'cause sometimes when you lose your way, it's really just as well, because you find yourself, yeah, that's when you find yourself. Everything that you want and more, you look at her and you finally start to live for someone else, and then you find yourself, yeah, that's when you find yourself. We go so sure of where we're heading, and then we wind up lost, and it's the best thing that could have happened. Sometimes when
you lose your way, it's really just as well. Because you find yourself, yeah, that's when you find yourself.